Eccoci qui, ci troviamo per la festa dei nonni con l'attore Lele Propizzo. Ciao Lele. Ciao a tutti. Ecco, allora, che emozioni hai dei nonni in te? Che messaggio porti? Io sono positivo, perché quando parlo dei miei nonni forse si vede dagli occhi, cioè nel senso mi brillano. Perché ho avuto la fortuna di viverli, ho avuto la fortuna che mi hanno cresciuto, ho avuto la fortuna di viverci insieme. E ancora oggi, nel senso, sono veramente la cosa più importante che ho insieme a mia madre e mio padre, però loro, siccome i miei quando mi hanno fatto erano molto giovani, e loro si sono presi la responsabilità di crescere loro e me nello stesso tempo. E mi ricordo che mia madre mi raccontò questa cosa, che mia madre quando rimase incinta aveva 16 anni. E la nonna a 36, vero? E mia nonna quindi diventa nonna a 36. Però mia madre quando glielo disse a mia nonna comunque era felice. Un po' mio nonno mi raccontò che gli dissero questa cosa, lui non disse nulla e si andò a chiudere dentro la stanza. Dal giorno dopo però ha accettato questa cosa e ha cominciato a prendersi cura di me dal momento che mia madre gli ha detto che era incinta di me. Quindi poi quando sono nato mi ha sempre sostenuto nelle cose, nei momenti miei difficili ci sono sempre stati, ci sono tuttora. E ora io per me, cioè, se loro non stanno bene io non sto bene. Quindi faccio del tutto per farli stare bene, per farli stare tranquilli. E niente, vanno trattati bene i nonni, ragazzi, perché proprio ultimamente vedevo sul web dei video dove dei giovanotti, nipoti, si divertivano a far arrabbiare dei nonni. Questa è una cosa che non si fa. Magari io ci scherzo con mio nonno, ma so che quando c'è, nel senso, c'è un limite a tutto. Purtroppo è così, noi uomini arrivati a un certo punto di età torniamo bambini. E così più si invecchia, e questo è il ciclo della vita. E noi che siamo i nipoti, che abbiamo comunque le forze di stargli vicino e di dargli una mano, dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo perché poi magari, proprio chi magari c'ha un nonno che magari sta poco bene, perché con l'età che avanza magari ci sono dei problemi. Quindi tocca stargli vicino senza prendersi gioco di loro per far ridere gli altri. Io ti ringrazio di questo messaggio. Dunque prendete esempio, e allora a questo punto ricordiamo anche che tu sei il capitano della nazionale di calcio attori. Ma no, il capitano no, perché nel senso il capitano è Pasotti. Pasotti, Giorgio Pasotti. Però sei stato. Però no, però quando magari Giorgio manca faccio il capitano. E no, il più giovane poi sei, se non sbaglio. Il più giovane a livello di età sì, però è da tanto tempo che gioco nella nazionale, quindi sono quasi 10 anni. Quindi un veterano ormai. A livello di presenze magari sto diventando il più vecchio. E no, perché mi diverte fare questa cosa, è una cosa importante, è giusto farla, noi facciamo veramente quasi un torneo italiano dove chi può va a giocare queste partite, nonostante ci piace il calcio, ma le partite hanno sempre lo stesso scopo, lo scopo è la beneficenza, e quando noi possiamo andare, magari non stiamo lavorando, lo facciamo sempre, siamo un sacco di attori, tutti andiamo per lo stesso scopo, tutti ci andiamo a divertire, tutti andiamo per far del bene, perché questa è la prima cosa. Noi come tutti gli anni lo facciamo e siamo felici di dire presente ogni volta che ci stanno questi tipi di manifestazioni. Ecco, ciò prendete esempio, ricordiamo adesso ci sarà la partita del cuore il 20. No, allora il 23 adesso giochiamo a Frosinone. Poi ci saranno delle partite, mo io adesso non le ricordo tutte. Comunque seguiteli e ricordiamo sì, tanto il basta, sito. www.nazionalattori.org. Lì ci saranno tutti gli appuntamenti, tutti il calendario, date. C'è proprio il calendario dove noi giochiamo, le piazze, e poi ce ne sarà forse, no, sicuramente ci sarà una un po' più grande che è a livello comunque nazionale, e su il 3 ottobre a Firenze. Poi purtroppo per quello che è successo ad Amatrice adesso abbiamo proprio
cioè nel senso noi facciamo queste partite proprio per loro, perché hanno bisogno e hanno bisogno di supporto e soprattutto di solidità in tante maniere. Assolutamente, no, tutto il paese dovrebbe fare questo, quindi dargli una mano per questa tragedia. Lo abbiamo fatto con l'Aquila quando successe un po' di anni fa, è giusto farlo anche per Amatrice, perché queste persone hanno bisogno, perché purtroppo quando la natura attacca non puoi fare nulla. Allora, io ti ringrazio di tutte queste belle parole, mi complimento con te e con la squadra per il grande impegno e a questo punto facciamo gli auguri a tutti i nonni e a tutte le nonne del mondo, dell'universo. Auguri nonni e nonne del mondo con un sacco di bene, un sacco d'amore. Ciao. Grazie, ciao, auguri.